Ci troviamo sulle fondazioni di sponda sinistra dell'opera del Ponte del Papa, chiamata Opera F, che rappresenta l'opera probabilmente più iconica perché è il terzo attraversamento del Polcevera. È un ponte lungo 98 metri nella sua campata principale, a due piani, con un peso di circa 3.800 tonnellate. In particolare qua abbiamo appena terminato le lavorazioni di esecuzione delle sottofondazioni. Essa rappresenta il collegamento sponda destra, sponda sinistra con il prolungamento dell'attuale sopraelevata esistente che termina circa un chilometro più verso est, la quale verrà ripotenziata, verrà fatto un retrofitting come termine tecnico, verrà prolungata da un sistema di viadottistica che qua lascerà il posto a un ponte che scavalca il Polcevera per poi arrivare a raso laddove troviamo i container in questo momento ubicati. Attualmente sono arrivate in stabilimento le prime 500 tonnellate di acciaio, delle 3.000 necessarie, le stanno iniziando a lavorare. Ragionevolmente il ponte sarà assemblato in un'area alle mie spalle intorno al mese di dicembre e probabilmente fra gennaio e febbraio messo in posizione, ovvero lo costruiamo fuori e poi con un sistema di carrelli piano piano lo spingiamo in posizione finale. Il termine dei lavori è previsto fra 3 anni in generale. A due piani perché? Sono quattro perché sono esattamente due impalcati sovrapposti. Il piano di sotto è una corsia più l'emergenza, senso di marcia verso la lanterna, una corsia più l'emergenza, senso di marcia verso l'aeroporto. Il piano di sopra sono due corsie più la banchina di camminamento verso la lanterna e due corsie più la banchina di camminamento verso l'aeroporto.